Nella storia della musica ci sono tantissimi pianisti strepitosi che però erano ciechi, chi dalla nascita, chi un po' più tardi. Se non li conosci, mi riferisco a musicisti come Ray Charles, Stevie Wonder, Art Tatum o George Shearing, che sono riusciti a fare a meno di quello che tutti i pianisti utilizzano, cioè la vista. Ci sono molti musicisti però che non riescono, non sono proprio in grado di suonare nulla sul proprio strumento, in particolare sul pianoforte, senza guardare ossessivamente la tastiera. E questo può diventare col tempo un grosso problema, perché dobbiamo ricordarci che comunque la musica è suono e dobbiamo imparare in un certo senso ad affidarci molto di più all'orecchio che alla vista, anche se questa è comunque di fondamentale importanza. Un buon modo per esercitarsi in questo senso è quello di suonare la sera tardi. Al buio più completo. Chiudere gli occhi ha un'altra utilità ed è molto importante, però è più facile barare quando arriva la parte difficile, ecco che apri gli occhi per sbirciare la tastiera. Sì, so bene che ci sono delle parti che sono davvero quasi impossibili da suonare ad occhi chiusi, però quello che puoi fare è cominciare a velocità bassissime, a prenderti tutto il tempo che ti serve per trovare con le dita i tasti che devi premere. Questo perché le tue mani sono in grado di vedere, proprio come facevano i pianisti ciechi che toccavano, sfioravano la tastiera in un modo particolare proprio per capire in che posizione erano. Prova a vedere per esempio un live di Stevie Wonder. Noterai che lui è sempre con le mani in una certa posizione, non proprio accademica, ma che gli permette di capire dove si trova. Ora non devi cambiare il tuo modo di rapportarti tecnicamente al piano, ma questo esercizio è molto utile per imparare anche quali sono le distanze. Per esempio, sei in grado di posizionare la mano già a distanza di un'ottava ed essere certo che tra pollice e mignolo c'è un'ottava? Molti non ci riescono e questo lo puoi raggiungere, per esempio, lavorando ad occhi chiusi o al buio. Non preoccuparti degli errori, ne farai tanti, è normale, questo è un esercizio che mette molto in difficoltà chiunque, però prova a praticarlo per trovare quali sono i punti più difficili per te da eseguire al meglio. Inoltre, suonando ad occhi chiusi o al buio, succederà una cosa piuttosto magica. Scoprirai che sarà molto più difficile distrarti, anzi sarai super concentrato. L'ultima cosa importante del suonare chiudendo gli occhi è quella di poterti concentrare sulle emozioni. Noterai che ascoltando quello che suoni arriverai a un punto in cui dirai: caspita, non mi piace proprio questo suono, non mi piace come ho interpretato questa parte, avrei voluto che fosse più dolce, più romantica, più aggressiva, più ritmica. E scoprirai che puoi lavorare molto anche sull'espressività soltanto chiudendo gli occhi. Questo semplicemente perché magari non sei molto abituato ad ascoltare con attenzione e a livello emotivo quello che stai suonando. Se suoni in una band, puoi per esempio proporre ai tuoi compagni di svolgere questo esercizio insieme. Questo vi permetterà di amalgamare meglio i suoni dei singoli strumenti e ti accorgerai inoltre che invece di continuare a concentrarti solo su quello che suoni tu, riuscirai anche a sentire gli altri e suonare meglio insieme. Un'ultima cosa che voglio dirti a riguardo è che questo modo di esercitarsi è molto utile, perché quando ti ritroverai su un palco, qualsiasi genere tu suoni, la vista della tastiera non sarà sempre ottimale, non avrai sempre la luce sparata sui tasti e anzi, magari se suoni generi più moderni come rock o suoni le tastiere, ti accorgerai che la luce viola, la luce blu possono distrarti perché non vedi bene la tastiera e puoi fare degli errori. Oppure magari vai in un teatro dove l'illuminazione non è perfetta, quindi prova a suonare al buio con gli occhi chiusi proprio per essere pronto alla vita da palco. Sono sicuro che se comincerai a esercitarti in questo modo di tanto in tanto, comincerai a chiudere gli occhi spontaneamente anche solo per provare delle sensazioni più profonde. Bye.